Ciao Wilders, benvenuti in un nuovo video. Oggi qui così andiamo a parlare di Wikiloc. So che in molti di voi già la utilizzano, si tratta infatti di una delle principali app di tracciamento delle nostre attività e con gli ultimi aggiornamenti aggiunge diverse funzionalità molto interessanti. Ma prima di scoprire le novità, mi raccomando un bel like al video e se arrivate fino alla fine ho anche per voi un codice promo speciale. Ma detto questo, cominciamo subito. Quando decido di affrontare un trekking o una qualsiasi attività in montagna, la prima cosa che faccio è studiare la zona e da qualche anno a questa parte ormai mi affido esclusivamente alla cartografia digitale. Per prima cosa mi cerco sempre qualche traccia GPS di qualche giro che qualcun altro ha già fatto nella zona e qui Wikiloc, grazie alla sua community, è davvero ricca di informazioni. Pensate che solo in Italia trovate oltre 4 milioni di tracce. Poi, prendendo spunto dalle tracce che trovo, ho l'abitudine di crearmi completamente da zero il mio percorso. E qui Wikiloc ha introdotto proprio recentemente una nuova funzionalità di pianificazione dei percorsi con un'interfaccia web davvero semplice ed intuitiva. Quindi trasferiamoci sul computer e andiamo a vedere come andare a sfruttarla al massimo. Bene, eccoci qua sul computer per andare a pianificare un'escursione. Semplicemente andiamo sul sito di Wikiloc, ci loghiamo ed entriamo così nella nostra funzione di pianificazione del percorso. Per farlo è semplicissimo, basta andare appunto sul menu pianifica percorso. Sulla sinistra troviamo quello che è la selezione del tipo di attività, possiamo scegliere tra escursionismo, mountain bike o bici da strada. Possiamo scegliere ad esempio il luogo di partenza, ad esempio io voglio organizzare un'uscita partendo da Canza in Val Formazza. Possiamo scegliere il tipo di mappa tra appunto satellitare, la mappa basata sulle OpenStreetMap piuttosto che le mappe OpenTopoMap. Io normalmente scelgo le OpenStreetMap che sono quelle con cui mi trovo maggiormente bene. Andiamo su il punto di partenza e semplicemente basta che andiamo a cliccarci sopra, quindi punto di partenza, clic, e vedete che viene segnato come 1. Per creare il nostro percorso basta semplicemente andare a cliccare sui punti mappa che più ci interessano per disegnare così appunto il percorso completo. Nel momento in cui andiamo a selezionare un waypoint già preimpostato da Wikiloc, ad esempio in questo caso il rifugio Margaroli, basta semplicemente che andiamo ad aggiungere il punto al percorso e il gioco è fatto. Il nostro percorso viene automaticamente creato, sulla sinistra abbiamo un'indicazione di quella che è la distanza del nostro itinerario, il dislivello positivo, il dislivello negativo, abbiamo quello che è un'indicazione dell'andamento altimetrico del nostro percorso. Ma soprattutto nella parte bassa abbiamo un'indicazione di quelli che sono i collaboratori a questo itinerario, perché nel momento in cui Wikiloc crea in automatico un itinerario va sostanzialmente a prendere le tracce che già sono state create e caricate sulla piattaforma per ottimizzare appunto il nostro itinerario. Naturalmente noi possiamo andare a creare e cambiare l'itinerario come più ci interessa, ma già questa è un'ottima base di partenza per il nostro itinerario definitivo. Cambiare il percorso è estremamente semplice, basta andare in qualsiasi punto dell'itinerario e semplicemente andare a trascinare il punto, ad esempio, su un altro sentiero. Come vedete, lui in automatico va a ricalcolare tutti i dati e il nostro percorso. Quando siamo soddisfatti, basta semplicemente fare clic su Salva percorso, dare un nome ovviamente al nostro giro, ad esempio appunto Canza Rifugio Margaroli, e salvare. Abbiamo così il nostro percorso salvato nei percorsi, insomma, pianificati. Possiamo ovviamente andare a vedere i dettagli del percorso. In automatico vengono creati i waypoint nei punti di passaggio che personalmente abbiamo selezionato, ma vengono in automatico creati ulteriori waypoint nei punti, diciamo, strategici, ad esempio come possono essere in questo caso una cascata, rifugi, bivacchi, passi, eccetera. Un'altra delle funzioni premium davvero molto utile è la possibilità di visualizzazione 3D del nostro percorso, sia in fase di pianificazione,
utile appunto soprattutto per andare a capire un pochettino quella che è l'orografia del territorio nella quale andremo a muoverci, ma poi è molto bella anche nel momento in cui torniamo a casa per andare a, diciamo, rivivere un pochettino il nostro itinerario. Dopo aver pianificato il nostro percorso, siamo finalmente sul campo, pronti per cominciare il nostro giro. Ovviamente possiamo decidere di utilizzare il percorso creato direttamente sull'app e sfruttare tutte le sue funzioni di navigazione, volendo anche offline, ma sapete bene che io preferisco avere con me un dispositivo GPS dedicato e qui possiamo sfruttare un'altra delle opzioni premium che Wikiloc ci mette a disposizione. Possiamo infatti andare a scaricare la traccia GPX del giro e caricarla sul nostro GPS, oppure inviarla direttamente ai nostri Garmin Sunto o Apple Watch. Questo ovviamente ci permette di combinare al massimo le possibilità di pianificazione avanzata di Wikiloc, ma al tempo stesso di usare un GPS dedicato e di sfruttare tutti i suoi pregi di affidabilità e precisione, senza andare a incidere sulla durata della batteria del nostro smartphone. Una funzionalità invece particolarmente utile che sfrutta l'uso del nostro smartphone è il rilevamento in diretta. Infatti, abilitando il tracciamento in diretta, abbiamo la possibilità di condividere la nostra posizione live con chi vogliamo. In questo modo, così amici e familiari sono sempre aggiornati sulla nostra posizione esatta. Questa funzione è molto utile da avere nel caso in cui ci muoviamo in solitaria, per ragioni ovviamente di sicurezza, durante la nostra attività. Ovvio, si basa sempre sulla presenza della rete cellulare, quindi in caso di assenza del segnale la posizione non verrà aggiornata, ma in caso di problemi i soccorsi avranno così comunque un'idea di base, insomma, di dove siamo. Tra l'altro, la pagina di condivisione della nostra attività segna ovviamente la nostra posizione, il tracciato che abbiamo fatto, ma anche il tracciato che abbiamo programmato, e non è assolutamente necessario avere installata l'app Wikiloc, perché sostanzialmente viene creata una pagina con una mappa live. Oggi giornata decisamente calda. Avanti, Peposca! Un'altra delle funzionalità premium che davvero è molto utile è la possibilità di ricerca per aree di passaggio. In questo modo possiamo andare a definire una zona e quindi evidenziare tutte le tracce che partono oppure passano nella zona evidenziata. Questo perché è utile? Perché, ad esempio, capita che magari lungo l'itinerario, lungo il tragitto, decidiamo di andare a modificare il tracciato e quindi l'itinerario della giornata. In questo modo possiamo andare a spulciare direttamente quelle che sono altre tracce presenti in zona e quindi andando a sfruttare gli itinerari che la community ha caricato per andare a modificare il nostro tracciato della giornata. Queste sono le funzionalità che l'account premium di Wikiloc ci mette a disposizione, e sicuramente quella di pianificazione è tra le mie preferite, oltre ad essere comunque nel complesso un'app molto intuitiva e semplice da utilizzare in ambito escursionistico, di mountain bike, ma non solo. All'inizio del video vi ho detto che avevo anche un regalo per voi, infatti sono riuscito ad avere un codice promo che vi permette di sfruttare a pieno le nuove funzionalità dell'app, perché vi dà diritto addirittura a 3 mesi di Wikiloc Premium completamente gratuito. Basta che andate a cliccare direttamente sul link in descrizione oppure inserire il codice promo al momento dell'attivazione. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi trovate con Wikiloc, quali sono le vostre funzionalità preferite, e noi come sempre ci vediamo alla prossima, sempre qui su Wild Therapy. Ciao!